Ciao Giulia, grazie per aver accettato il mio invito. Ciao Anna, grazie di questa opportunità. Innanzitutto parlaci di te e di cosa ti occupi. Io mi occupo appunto di relazioni pubbliche e organizzo eventi sia on site che online e ho deciso di appunto dedicarmi alle pubbliche relazioni perché sono quel lato del marketing che portano l'azienda, i suoi valori e i suoi prodotti a essere conosciuti dal pubblico di riferimento. Quindi la parte, io la chiamo il primo step vero di una vera strategia di marketing, quello che ti permette di appunto entrare in connessione sia con l'azienda stessa che con i clienti, i potenziali clienti. E perché hai deciso di formarti nel digitale? Ho deciso di formarmi nel digitale per avere la cosiddetta certificazione e certificare anche su carta quello che in me viene naturale, cioè creare connessioni, implementare la strategia, creare chiaramente una strategia e quindi portare prosperità all'interno delle aziende, perché di base le relazioni pubbliche aiutano un'azienda ad espandersi. Questa cosa, questo aspetto qua per me è sempre stato fondamentale, cioè se un'azienda di base ha già un buon prodotto, un buon servizio, non vedo perché non si possa espandere ancora di più. Quindi aumentare di conseguenza il fatturato, visibilità e tutto ciò che ne concerne. Com'è stato il tuo percorso di crescita dopo la certificazione Digital Coach? Ok, io allora ho deciso di acquistare, di fare insomma il Master All Specialist più una work experience. Ho deciso di fare quello all specialist appunto per avere un'infarinatura generale su tutti gli aspetti che riguardano il digital marketing, perché come ben sai è comunque un ramo vastissimo di conoscenze, ma anche di appunto attività, che quindi avere un minimo di infarinatura generale credo che non faccia male. Dopodiché con la Work Experience ho voluto specializzarmi nelle digital PR, cioè in quello che comunque io avrei voluto continuare a fare da grande. E facendo appunto questa la certificazione All Specialist sono potuta andare a vedere sia l'e-commerce, che comunque è un importante strumento al giorno d'oggi per determinate aziende per aumentare e farsi conoscere anche nel proprio paese o comunque nei paesi esteri per fare appunto il cosiddetto negozio online. Poi ho visto anche i capitoli del reparto social media, anche se a me personalmente lo lascio volentieri agli altri colleghi. E poi, vabbè, la parte di web marketing, che insomma, io sono stata molto contenta del mio percorso perché mi ha arricchito comunque tanto, cioè sono contenta della formazione, ecco. La consiglieresti quindi comunque anche a livello, cioè la work Sì, allora lo experience? consiglierei assolutamente ai miei colleghi. Infatti, se dovessi dare proprio un consiglio dal profondo del mio cuore è quello appunto di fare la All Specialist come certificazione in modo da assaporare un po' tutti gli aspetti del marketing digitale per dopo decidere su cosa specializzarsi. Se uno invece magari ha già alle spalle 15 anni di carriera nei social media, posso anche capire che voglia andare diretto sui social media per continuare percorso che comunque sta già facendo nella propria vita, ma se uno vuole o cambiare o magari alle prime armi e quindi non sa bene
qual è la specializzazione più adatta a lui, consiglio la All Specialist per questo motivo, in modo che possa avere un'infarinatura generale di tutti gli argomenti e in base a quello si va a specializzare. Chiaro, certo. Bene, io ti ringrazio, è stato un piacere conoscerti, sentire la tua storia e spero che possa essere utile per altri studenti di Digital Coach. Grazie Anna. Ciao. E buon lavoro a tutti. Grazie ancora. Ciao Giulia.